Oggi ci siamo truccati insieme con i prodotti creati dalla beauty community italiana. Tra l'altro ho avuto qualche problemino, ma non per colpa dei prodotti, vabbè, cioè vedrete nel video. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi, che è LabCare, e tenetevi pronti. Io vi dico solo questo perché oggi, adesso c'è un nuovo prodotto. Vi presento il Molecular Anti-Aging Serum Viso Antioxidant and Glow. Questo è un prodotto straordinario. Secondo me, io non so come fanno, ma ogni volta alzano l'asticella. Qui è un concentrato di scienza cosmetica performante ed è un prodotto che ha un prima e un dopo, che io ve lo giuro, già dai primi utilizzi notate la differenza. A parte che adoro anche il packaging, ma a parte questo. Questo è un siero viso, notate il colore perché... perché è ricchissimo di astaxantina e resveratrolo fermentato, oltre che a un sacco di altre cose, e dà una luce immediata che voi non potete capire. Luce, ma fa molto molto di più. Ora ve lo racconto, vi racconto anche qualche pubblicazione scientifica in merito. Comunque, gli attivi chiave appunto sono resveratrolo fermentato e astaxantina. Allora, l'astaxantina ha la capacità di proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV e agisce riducendo l'infiammazione con conseguente prevenzione e riduzione del fotoinvecchiamento. Inoltre, l'astaxantina ha una capacità illuminante sulla pelle che davvero... cioè, se io dico, ok, la vitamina C la uso tanto per le macchie, l'astaxantina la uso per illuminare, lascia la pelle glossata, aumenta la rifrazione della luce in un modo impressionante. E l'altro attivo chiave è il resveratrolo fermentato. Tra l'altro sapete che la fermentazione rende più biodisponibile il principio attivo, quindi più performante fondamentalmente. Tra l'altro, proprio a livello prodotto, il costo della materia prima resveratrolo fermentato versus resveratrolo... ok. Ora, ho trovato questa bellissima pubblicazione sul resveratrolo fermentato, vabbè in inglese ma ve la traduco, ok? Ora, questa fa parte dei test che sono stati fatti, perché il resveratrolo è un attivo molto testato, ma la cosa interessante adesso è molto 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 lungo quello che bisogna vedere, ok? Ma la cosa interessante è che stimola, ok, la produzione di collagene di tipo 1 e di tipo 2 e aumenta la proliferazione dei fibroblasti, contribuendo all'aumento di concentrazione di collagene 3. Quindi parliamo di un prodotto estremamente rimpolpante, ridensificante, oltre che potente antiossidante, ok? Inoltre è un potente antiossidante, protegge le cellule dai danni ossidativi associati dall'azione dei radicali, protegge dalle radiazioni UV, protegge il processo del photoaging della pelle, è un antinfiammatorio naturale, è super biodisponibile, ha un effetto skin whitening, quindi aiuta anche ad avere un effetto schiarente, e l'associazione resveratrolo astaxantina è veramente estremamente illuminante. Ma inoltre abbiamo tocotrienoli. Allora, non so se lo sapete, ma erroneamente si parla di vitamina E come se fosse un unico ingrediente. In realtà esistono 8 tipi di vitamina E divisi in 2 grandi gruppi: tocoferoli, alfa, beta, gamma, delta, e tocotrienoli, alfa, beta, gamma, delta. Ora, la vitamina E, intesa come tocoferolo, nello specifico alfa tocoferolo, è estremamente studiata, se non sbaglio già dagli anni 60. Dei tocotrienoli ci si è occupati molto più di recente, sono stati fatti degli studi nel 2009 e nel 2010, se non sbaglio. Comunque, la cosa bella dei tocotrienoli è che sono dei potentissimi antiossidanti e degli emollienti naturali, ma in più... sapete quando parlo anche della pelle che si abitua ai principi attivi, no? Usando lo stesso principio attivo, ma diverso, quindi passando dal tocoferolo, che è praticamente dappertutto nei cosmetici, ai tocotrienoli, la pelle risponde maggiormente. E in più abbiamo l'acido poliglutammico, e quindi parliamo di proprio effetto acqua, moisture, replenishing. Poi abbiamo l'estratto di liquirizia, infatti questo prodotto lavora molto bene sulla mucosa, ma anche sui rossori, l'ho notato personalmente. Ialuronico, 5 pesi molecolari, anche qui parliamo di luminosità, luminosità e luminosità. Poi abbiamo glicosfingolipidi e fosfolipidi, e quindi lavoriamo anche sull'elasticità della pelle, sull'effetto barriera di difesa naturale della pelle,
e è un prodotto spettacolare. Abbiamo anche il gluconolactone, tra l'altro, che sapete è un polidrossiacido molto molto delicato, ma anche idratante, micro esfoliante, lo possono usare tutti, anche le pelli con la cuprosa, anche le più sensibili di tutti. Questo prodotto è straordinario, è veramente tecnologicamente straordinario, ma in più non esce solo lui, perché da oggi partono i saldi Love Care! E lui è compreso. Il codice sconto è LoveCare15, scritto tutto attaccato e tutto maiuscolo, 15% su tutto, che passa automaticamente al 35% spendendo almeno 49 euro. Nota di servizio. Sapete tutti quanto io amo Luminize. Luminize è straordinario, anche le vostre recensioni su Luminize sono pazzesche, motivo per cui è praticamente out of stock, ovviamente è stato messo in produzione, sono stati dei problemi, quindi sta per finire. Nel caso lo desideriate coi saldi, credetemi, compratelo per primo, perché purtroppo gli stock sono bassi, e dico purtroppo perché ovviamente non è certo interesse di un'azienda avere gli stock bassi, che a volte quando insomma ci sono grandi e lunghe catene produttive, quindi insomma. Quindi mi raccomando, se volete un contornocchi in siero, un siero contornocchi pazzesco che lavora su occhiaie, borse anche di vecchia data, cedimenti strutturali del perioculare alto e rughe del perioculare, lui è il prodotto che fa per voi. Il nuovo lancio è straordinario. Tra l'altro, se mi chiedete con che prodotto abbinarlo, personalmente, proprio grazie al brevetto contenuto in Fenomena, che è il Celligent, che lavora proprio sulla difesa della pelle dalla perossidazione lipidica e di danni da stress UV, trovo che Fenomena sia il complemento perfetto del siero molecular. Questi due creano una skincare routine mondiale. Trovate ovviamente tutto qua sotto. Io ringrazio ancora tantissimo LoveCare e sapete cosa facciamo? Andiamo a truccarci. Ok, cominciamo. Cercherò di non fare cose troppo elaborate perché abbiamo un sacco di prodotti. E fatemi sapere se vi va con un pollice in su e o con un commento se volete la parte 2, perché ho altri prodotti. Tra cui ho fatto un mega ordine sul sito di Melissa Tani, ma non è arrivato in tempo per questo video. E poi ho altre cose, anche altre cose di Mulac, di altri marchi in questo video. Insomma, vorrei dare più visibilità possibile a tutti i creatori italiani, perché è sempre molto bello quando fanno delle cose, esprimono la loro creatività in questo senso. Allora, cominciamo nel settare la base, perché non settate, qua si muove tutto, e facciamo i complimenti a Miss Erichiova. La sua linea è per Cosmify, è una linea stupenda, adoro le sue palette viso, adoro le sue palette occhi, le avrei comprate per questo video ma era tutto sold out, quindi niente, ma usiamo lei per la cipria. Ho preso Antoinette del Face Powder, ma ho paura di aver preso un colore troppo chiaro. Forse devo prendere un colore dopo. Ma di recente è uscita anche con le Pro Sessional cipria in polvere. Sono vegan, nickel tested, talc free. E la cosa interessante di queste ciprie, guardavo, è che sono state bilanciate da una quota di come si può dire, di lipidica, che va poi in bilanciamento dell'azione potenzialmente disseccante della cipria. L'unica cosa è che il colore 1 è traslucido. Sapete che io non uso le ciprie traslucide, non sono il mio gusto, io le preferisco comunque con un bagno di beige. Il colore numero 2 è pesca, e quindi non è un beige ma è un pescato. Ora la nota pesca è minima, potremmo provare questa, che dite? Sì, e il mio sealer è rotto, ma vedete, ma non fa niente, chi se ne frega, lo tengo fermo con le dita. Sarà scura, che dite? Incrociamo le dita? Proviamola prima sul viso. No, scura per niente. Alla fine sul viso è tipo un beige. Ok, però ce ne vuol di più. La cosa che vedo già dall'inci, non l'ho provata, la provo per la prima volta in questo video, ma vuoi uscire, amica mia? Dai, collabora. E dicevo, la cosa che no, non riesco a farla uscire, vabbè, comunque credo sia difettoso il mio sealer. La cosa che noto appunto è che sicuramente guardando l'inci non sarà una cipria secca, neanche un po'. Sentite, per i pennelli usiamo Make Up Delight, sempre per Cosmify, ho sia set viso che set occhi. E lui, proviamo col pennello perché non riesco a farne uscire molte, quindi faccio prima. Comunque è bella levigante e non è troppo polverosa, questo si nota subito, cosa per me assolutamente fondamentale. Ti prego, esci. Ho aspettato troppo a settare il contorno occhi, per cui
ha un po' segnato, perché il segreto quando hai le rughette è settarlo il prima possibile. Comunque prendo Antoinette delle ciprie compatte in polvere, di queste ve ne ho parlato un milione di volte, sono bellissime. L'unica cosa è che questa ha un colore troppo chiaro per me e non ricordavo quella che usavo quando ancora l'avevo prima di finirla. Vabbè, però comunque è illuminante. Queste ciprie sono super leviganti, ma ve ne ho già parlato tante volte, quindi non mi dilungo. Anche quella viso in polvere libera è molto bella, adesso al di là del fatto che il mio sealer è difettoso, quindi faccio fatica a tirarla fuori, ma ha levigato tantissimo la grana della pelle, ma non è secca, cosa per me assolutamente fondamentale. E adesso cerco di sistemare sta roba perché sembro Ghost Face. Cominciamo benissimo oggi, benissimo. Povera Giulia. Vabbè, torno subito, abbondo con questa. Il pennello di Giuliana Makeup Delight è molto morbido, a livello di color scheme non è il mio gusto, ma è una questione di gusto personale. Io amo questo genere di colori qui, un po' essenziali, bianco, nero lucido, nero opaco, mi piacciono un po' più pro esteticamente, però la setola è molto morbida. Abbiamo un pennello da fondo, un pennello da cipria, un taglio bisotté, puoi fare bronzer e blush, un pennello da illuminante che però è un po' piccolo per come lo uso di solito, e un mini pennello piatto da correttore, e poi arriva la pochette che non so perché la mia abbia fatto quella cosa qua, ma chi se ne frega. E invece nel set occhi abbiamo i pennelli del set occhi, sono un pochettino più piccoli, nel senso che c'è uno sfumatura primaria piatto, sfumatura secondaria piatto più piccolo, un paker brush, un pennello a penna un po' grande e un angolato. Ho aggiunto uno dei miei pennelli di Ariel perché per la sfumatura io ho bisogno, almeno la primaria, ho bisogno di un pennello più grande, quindi li barerò quando arriviamo al trucco occhi. Comunque l'Erica ha delle ciprie bellissime, confermo, mi sono sempre piaciute, ho solo sbagliato il colore. Avrei dovuto settare la base prima e adesso ho un chilo di cipria per compattare i colori, quindi passiamo subito a Clio Makeup, ovviamente suo marchio iper famosissimo. Ho comprato questo in store perché non sapevo fosse uscito, ed è lo spray idratante fissante Mistify Fix, credo. Allora, questo è una cosa importante che devo dire, e quando dico una cavolata è giusto che io lo dica, la mia commercialista ha controllato, in realtà la fattura dallo store mi era arrivata, vi ricordate che vi avevo detto che non mi era arrivata la fattura, in realtà mi è arrivata, e quindi non è, insomma, ci tengo a specificare che non hanno fatto nessun errore ed era stata mandata effettivamente. Comunque, questo qua, allora, è... ok, viene indicato che c'è l'alcol, ma a me nel setting spray non dispiace, perché poi è quello che tramite l'evaporazione fa fissare il prodotto, anche se oggi ci sono nuove tecnologie di setting senza alcol che comunque permettono una lunga durata del make-up, però insomma in generale si è sempre utilizzato l'alcol. Sto guardando la formula, non apprezzo tantissimo la presenza di oli essenziali, però quello è un gusto del tutto personale, e c'è scritto che è formulato con un'acqua ottenuta dal riciclo della lavorazione dell'arancia dolce. Questa è una cosa molto carina, tra l'altro sapete che sono ricchi di antiossidanti, quindi molto utile. Vediamo il mister. Bello micronizzato come piace a noi. Proteggiamo i capelli. Lato 1. Ha un profumino d'arancio, ma è delicato, non è fastidioso. Micronizzazione perfetta. Zero gocce, bello, bel prodotto, mi piace. Poi io i setting spray li uso tantissimo. Vi ho parlato non molto tempo fa di quanto io ritenga importanti i setting spray e quanto siano secondo me sottovalutati. Ok, passiamo agli occhi, direi, e qui sono molto indecisa perché ho preso due cose. Il marchio di Nicole Pallado, Nicole P. Allora, questa palette si chiama Orni. Mi fa impazzire il fatto che abbia uno specchio con le luci che puoi accendere. Adoro questo tocco di design, bellissimo. E lo spengo. E i colori sono bellissimi. Cioè, è proprio il mio genere di palette. Io più cresco, più mi avvicino ai 40, più inizio ad amare colori più neutri su di me. L'unica... ho preso anche un rossetto della linea di Nicole P. L'unica cosa che dico, ma anche questo è un gusto personale, anche perché non l'ho neanche specificato, ma dirò comunque la verità perché è giusto, voglio dire, è che si chiama See You in My Bed. Non amo molto quando i nomi sono tutti molto sessualizzati, ok?
personalmente si può chiamare Dark Peach e lo compro lo stesso. Non so se mi sono spiegata, ecco. A me tutto sex in the bed, orgasmo de ca, arrapato di là, non è il mio vibe. Tuttavia, riconosco, cioè, questo trick dello specchio lo godo da matti anche per il viaggio. Però, mi avete chiesto tantissimo, Giulia, ma com'è Extralandia, il marchio di Damti? Giulia com'è? E quindi ho comprato un sacco di cose dal suo sito. E la palette, se non sbaglio, è appena uscita. Si chiama Color Scheme 2 Press Pigment Palette. Ed è il mio vibe. È una palette di matte. È un degradé a sottotono piuttosto costante. La cosa molto interessante è che è una palette, volendo, che puoi usare anche per sopracciglia, viso, sdazzi, eccetera. L'unica cosa è che personalmente io non riesco, con la dimensione di pennelli che uso, a prendere dalle cialdine. Quindi io la userò prettamente per il viso, ma il color scheme mi piace moltissimo. E un'altra cosa che è molto bella, perché l'ho già sbocciata, è che ha un livello di micronizzazione della polvere, di pressatura della polvere, che è spettacolare. Cioè, tutto chi l'ombretto è seta, ha zero disomogeneità di colore, proprio perché ha quel tipo di pressatura molto micronizzata, quel tipo di micronizzazione, ma quel tipo di pressatura non troppo forte e non troppo poca da dare molto pigmento, ma molto fallout. È proprio il grado, secondo me, perfetto di lavorazione di pressatura degli ombretti. E bando alle ciance, prendiamo il set di Miss Makeup Delight. Cavolo, Makeup Delight insieme a Clio sono stati i canali che ho iniziato a seguire di più quando appresi dell'esistenza di YouTube, ormai tantissimi anni fa. E adoravo Makeup Delight, la guardavo sempre, adoravo i suoi tutorial con la musica. Sapete i tutorial veloci che faceva con la musica? Usava sempre Deborah, Pupa, e allora non è che mi potessi permettere sinceramente molto di più. E quindi ho un pezzo di qualcosa bianco lì. E obiettivamente, mamma mia, gli occhi, aiuto, il contorno occhi. Non do assolutamente la colpa alla cipria di Richioba, perché sa benissimo che avrei... aiuto. Dopo lo devo sistemare off camera perché mi vergogno così. Cioè... Ok, sapete cosa faccio? Rifaccio il contorno occhi, lo sistemo e torno subito. Vabbè, basta. Comunque la cipria di Richioba, questa qua in polvere libera, anche sul viso è bellissima. Leviga moltissimo. E che ho fatto una cappellata perché mi sono fatta la base, non l'ho settata, poi sono andata a sistemare i capelli, poi mi sono vestita, bla bla bla, avrei dovuto settare la base prima. Bene, abbiamo cominciato un po' così, perché poi sono tesa, perché ci tengo a mostrare il meglio da questi prodotti per l'impegno che i ragazzi e le ragazze ci hanno messo. E vabbè, cominciamo. Prendiamo la palette e prendo colore numero 3 con un pennello da sfumatura grande. Perché? Perché nel set di Makeup Delight non c'è. Cioè, dai, si sfumano da soli, sono bellissimi questi ombretti. E lo metto semplicemente sopra e sotto l'occhio. Ok, poi prendo il colore subito dopo con il pennello da sfumatura un po' più grande di Makeup Delight e lo metto più interno nella piega. Allora, la struttura che ha dato Damti al suo brand, secondo me, è fighissima per questo lancio, perché c'è questa palette di colori matte, bellissima peraltro, e poi ci sono questi qua che si chiamano... non lo so. Comunque, sono questi topper glitter multicromo, comunque con riflesso cromatico. Io ne ho presi diversi. Ho preso il Green Flavor, che è quello che vorrei usare oggi, ma ho preso anche il Rose Gold Flavor, che ve lo faccio vedere, cioè, vedete l'effetto? Sono come tanti micro glitter con riflesso. A me ricordano vagamente quelli di Overskin, di... avete capito? Estetista cinica. E poi ho preso il Silver Flavor. Ora, questi si possono usare anche sul viso, ma non è il mio genere, sul viso, però sono bellissimi, secondo me, per usare appunto una palette matte e poi dargli questo... quid in più. Tra l'altro, mi sembra, sì, ho letto sul sito che per avere tipo il meglio sarebbe meglio usarli con un primer, e quindi ho tirato fuori la mia colla per glitter di NYX e userò quella per farlo aderire al meglio, perché comunque mi aspetto un po' di fallout da un tipo di prodotto come questo. Comunque la palette è bellissima, meravigliosa, grandiosa. Se cercate una palette matte, questa secondo me è molto molto bella e molto performante. Considerato il casino che ho fatto nel contorno occhi, i 50 strati di cipria che ci sono, che quindi non aiutano né a far aggrappare i colori né a sfumarli. Cioè, è bellissima questa palette, veramente bellissima.
Ora gli stessi colori li metto all'interno e all'esterno dell'occhio, collegandomi alla piega, e lascio volutamente lo spazio libero centrale perché è dove voglio mettere appunto questa sorta di topper glitter. Adesso prendo col pennello un po' più piccolo di Makeup Delight, il marrone, questo qua, non scurissimo, no, anche quello dopo. Mischio praticamente i due più scuri, i due prima dei due più scuri. E lo metto sempre nello stesso punto per dare profondità, perché più contrasto c'è, più l'effetto del glitter risalta praticamente. Questa palette è bellissima, ma vi dico la verità, non vedo l'ora di provare anche quella di Nicole P. Potremmo usarla proprio nel prossimo video con prodotti fatti da beauty creator italiani, se vi va. Fatemelo sapere, mi raccomando, se vi piace questo genere di video. Quando ve l'ho detto su Instagram che avevo avuto questa idea, eravate molto contenti. E in effetti anch'io ero tanto tanto curiosa. Adesso vi do uno spoiler: ho ordinato un sacco di prodotti fatti da personaggi televisivi italiani e li proverò e farò il video anche su quelli. E quindi praticamente sono ferma qua. Poi decido se voglio mettercene di più, di meno, di colore. Ok, io come primer glitter ho questo qua di NYX, anni che lo uso, anni che mi piace, anni che funziona e continuo a ricomprarlo. Se questo a me non piace solo per il glitter, ma anche per quegli ombretti molto metallizzati che tendono a fare fallout, mi trovo molto molto bene. L'importante è non metterne troppo, a mio avviso, ma se lo tamponi al centro fa proprio quello che deve. Anni veramente che finisce lo ricompro. Forse anni fa, no, non è vero, anni fa usavo quella di Too Faced quando ancora esisteva, ma adesso non è più in produzione. E prendiamo questo Extralandia 06 Green Flavor. Datemi il riflesso verde e io sono una persona contenta. E semplicemente lo prendo con il dito, riprendo lo specchio e lo presso. Ah sì! E fu la luce. Ora, sul mio occhio tira quasi l'azzurrino. Per me poteva essere più verde acido, incontrando tipo i miei gusti. Però più un verde menta, diciamo. Io amo i riflessi verde acidi. Vi ricordate quell'ombretto in polvere libera che faceva Neve Cosmetics? Come si chiamava? Cavolo, non me lo ricordo più. Era un pigmento bellissimo che dava questo base ghiaccio, riflesso verde acido. Sembrava dei diamanti sugli occhi. Bellissimo, veramente bellissimo. Cioè, non ho molto da dire se non bellissimo. E adesso riprendo la palette e sistemo ovviamente i bordi, quindi dove i colori si incontrano. E cerco di tamponare senza muovere troppo, perché più muovo più ovviamente posso avere fallout. Quindi faccio semplicemente questa cosa qua. Ho scurito un po' di più e direi che ci siamo. Il fallout è minimo, proprio tre baraglietti così, che ci sta visto ho messo i glitter, voglio dire, un minimo minimo me lo aspetto, ma quasi niente con la colla per glitter, quindi... Poi, io volevo mettere, non ho una matita occhi fatta dai creator, o meglio, Vanessa Ziletti con il suo marchio, appunto, che si chiama Vanessa Ziletti, fa delle matite occhi, credo che faccia una delle matite viola più belle che abbia mai visto in vita mia. L'unica cosa che mi è, nel mio coso del cassetto delle matite si è tolto il tappo, si è seccata e quindi l'ho riordinata ma non è ancora arrivata, e poi era viola, non sarebbe comunque stata bene qui. Quindi prendo Martin Cosmetics il Crayon Kohl in Neon Green e lo metto nella rima interna, perché in realtà pensavo sarebbe stato il trucco più, cioè il riflesso più verde acido di quelli, ma non fa niente perché noi richiamiamo il verde acido con la Kohl. Martin Cosmetics fa delle matite bellissime, sapete che fa l'arancio, che è la mia preferita in assoluto, e poi c'è questa bellissima verde acido. E poi prendo Vega di Linda Alberg, che è sempre un creator LH Cosmetics, ma non italiano. Prendo Vega, che è un verde scuro, e semplicemente lo metto attaccato alle ciglia all'inizio e alla fine, e magari un po' anche in mezzo, via, appena appena, giusto per aumentare al massimo il riflesso verde, in questo modo, che in camera non si dà niente, ma dal vivo sì, è quel piccolo tocco che aumenta il riflesso verde. E poi semplicemente col dito lo diffondo un po', che devo stare attenta perché ci sono i glitter. Lo metto anche nella rima interna superiore,
e l'ultima cosa che rimane da fare è scurire appena la rima inferiore, quindi prendo il pennello angolato per sopracciglia, prendo il terzo e il quarto marrone, avrei voluto un pennello meno sottile ma non fa niente, e lo metto tra le ciglia. Avrei potuto fare questo effetto halo anche nella rima inferiore, ma appunto, come vi dicevo, nel tempo ho iniziato a portare sempre di più trucchi un pochettino più nude e mi basta la luce che ho sopra, diciamo. Metto nella rima, mamma mia, questa palette mi piace da 1 a 10, 1000. Bravo Damti, bravo, bravo, bravo. E poi prendo il pennello, questo qua, un po' dei due marroni medi, un po'. Non è voluto, ma anche il mascara l'ho preso da Extralandia perché non avevo un altro mascara tra cui scegliere, o meglio, avrei preso quello di Nicole P, ma non l'ho trovato in stock, ma lo prenderò magari per il prossimo video. Ora, anche questi arrivano in questi pack di plastica, secondo me si può fare meno uso della plastica, ma anche questa è un'opinione del tutto personale. Si chiama, non riesco a leggere la scritta, Hacker mascara credo, Black Code. Ora, questo è un mascara 24 ore long lasting e waterproof con effetto panoramico. Io sapete che non uso mascara waterproof perché ho questa allergia agli struccanti e meno sono difficili da struccare i mascara meglio è, però per il video lo faccio. Il packaging è molto professionale, c'è proprio un marchio di quelli che trovi da Beauty Bay, per capirci. Scovolino nell'astomero, leggermente bananato. Proviamolo subito perché sono molto curiosa e nel frattempo ho chiuso la palette perché sono... Vediamo subito. La foto del prima e il dopo sul packaging è veramente bellissima e secondo me, tra il fatto che è waterproof e il fatto che ha lo scovolino così, dovrebbe aiutare molto a tenere la curvatura delle ciglia. Devo dire che ho visto delle recensioni ottime su questo mascara e credetemi, sapete che lavoro come consulente allo sviluppo prodotto da tanti anni, il mascara è una delle cose più noiose da formulare in assoluto, perché poi non è questione solo di formula di scovolino ma di relazione tra i due. Quindi a volte tu hai una formula fantastica in mano ma non riesci a trovare uno scovolino che la faccia rendere e viceversa. E poi non è soltanto l'applicazione sul momento, ma la durata della curvatura, il fatto che cola, eccetera, eccetera. Che bello l'effetto. Direi che panoramica è la parola giusta. Non lo chiamerei un mascara super extra volume, ma non c'è neanche scritto sulla confezione. Pettina molto bene le ciglia, proprio come sospettavo, aiuta a dare molto bene la curvatura. Io la noto proprio, la curvatura, in questo modo, che è un effetto che a me piace moltissimo, tra l'altro, delle ciglia. Noto anche che si riesce a stratificare il volume, è bello nero e tra l'altro non mi pungo gli occhi, quindi top, mi sono sporcata ma non fa niente, dopo mi pulisco. È molto molto carino questo mascara, poi vi lascerò una nota sotto in info box su come l'ho struccato, se sono impazzita oppure no. Unica cosa, fate attenzione perché io mi sono sporcata e è talmente resistente che era impossibile togliere la macchia. Ho dovuto togliere un po' di fondotinta e poi rimetterlo. Quindi attenzione a non sporcarvi, perché questo è waterproof davvero e long lasting davvero. Ok, proseguiamo, direi col viso, l'angolo interno l'ho fatto perché non ho un punto luce ma lo prendo dall'illuminante che useremo, che è Miss Basic Gaia. Ho comprato anche una palette di Basic Gaia, quindi la useremo nel prossimo video. E sempre di Basic Gaia ho preso il B Bronzy, il suo bronzering stick, sempre Cosmo i Five per Basic Gaia. Questo è il colore 01 Nutmeg, o Nutmeg, non so come si dica. Il colore è bellissimo, secondo me. È un prodotto molto rigido, cioè non è pieno di oli. La frizione sulla pelle prima che si scaldi il prodotto c'è, però guardate quanto è compattante la formula sulla pelle. È molto bello, ma... se io striscio sulla cipria, questo non lo sfumo neanche più, è quel tipo di formula lì. E quindi che cosa faccio? Lo scaldo sulla mano come faccio sempre, cioè in questo modo, ne applico un po' sulla mano, che poi è il mio modo preferito di applicare gli stick. Prendo una sponge e lo applico. Bellissimo il colore, bellissimo il sottotono, è veramente molto molto bello. L'unica cosa sì che è un po' asciutto per essere uno stick e si asciuga anche velocemente sulla pelle, il che però cosa permette anche, perché è il fatto che sia più long lasting poi di un classico stick particolarmente emolliente. Ma guardate la bellezza del sottotono, è proprio bello bello bello, e messo così non c'è problema se avete già la base cipriata. Ovviamente colore bellissimo, tra l'altro bello bello.
Mi piace molto molto questo stick, bello, cremoso, facile da applicare, bello, veramente un bel prodotto. Avrei preso anche uno dei BB Blush, ma non ho trovato in stock il prodotto, bello. Poi Gaia fa sempre delle bellissime uscite, anche lei ed Eric Chioba, secondo me emergono veramente dal progetto, sono molto molto brave, oltre al fatto che entrambe le guardo sempre, quindi top. Poi, parlando ovviamente di creator, non potevo non mettere Mula, che la Cindy ormai è meno presente sui social, almeno soprattutto su YouTube, di come era una volta, ma ho sempre ammirato molto la sua professionalità. Queste sono le mie polveri di Mulac preferite come colori: Hypno, Climax, non mi ricordo, forse è Get Wet o Get Rich Quick, non me lo ricordo. Ho comprato una cosa che in questo caso ci sarà molto utile se la trovo. Ho comprato una cosa che non c'è, eccola qua. Ho comprato da cosa, come si chiamano? Lethal Cosmetics, questa cosa che dovrebbe essere tipo una calamita che dovrebbe staccare le polveri. Vediamo se è vero. È una sola. Probabilmente funziona con i suoi ombretti e basta. Bene, sono contenta. Oh, ce l'ho fatta! Aspettate. Get Rich Quick. Avevo ragione. E l'altro è Flaky Doll. Questi sono i miei preferiti, prendo la polvere da contouring e volevo il pennello del set di Make Up Delight angolato. Ripeto, questi pennelli di Make Up Delight sono molto morbidi, non sono magari il mio taglio preferito, io amo altri tipi di colori, però la qualità c'è. Sono comodi sicuramente e sono di seta le setole, che credo sia sicuramente un punto a suo favore. Prendo appunto la polvere da contouring, che è bellissima. Questa è proprio bella, ragazzi, le polveri di Mulac sono proprio belle. Anzi, mi dispiace, secondo me di Mulac non se ne parla abbastanza in Italia. Ma diciamo che rispetto a come erano anni fa, che mi ricordo facevano tutte le campagne lancio coi create, cioè prima che fossero acquistati dal gruppo, cos'è? Diego Dalla Palma, no? Sì. E era tutto molto focalizzato sui creator, cioè questa... È cambiato secondo me un po' negli anni l'approccio del brand, è diventato più pro, che non è una cosa negativa, assolutamente. Cioè, a me Mulac piace moltissimo e anche le formule skincare mi piacciono molto di Mulac. Infatti vi parlo spesso di Mulac. Però ho notato questo shift nel tempo, no? Nell'azienda. E forse è un procedimento assolutamente normale. Si cresce, si evolve, si cambia. Come dire. Cioè, rispetto ad esempio a Clio Makeup Shop, che dal lancio ad adesso ho percepito continuità stilistica, no? Nel modo di comunicare. Quanto mi piace questa polvere di Mulac? Mi piace da 1 a 10, 1000. Da anni e anni. Come sempre prendo un po' di fondo compatto in polvere, vado sui bordi in questo modo. Ah, la combo dei due è bellissima. Poi vediamo se dopo ho dato un'unghietta all'illuminante, ma si è ricompattato. Allora, come blush prendiamo Miss Vanessa Ziletti. Ora, lei ha fatto questi Honey Glow, sono delle polveri viso luminose multiuso, cioè l'illuminante può essere usato anche come bronzer, il blush può essere anche un illuminante e via così. Questo è O Honey ed è un colore magistrale. Ora, questo trucco ci sarebbe meglio probabilmente un blush pesca terracotta, eccetera. Però, micronizzazione molto bella, sheen senza glitter, è un prodotto bellissimo. Non so questa perla come reagisca sul poro e in generale ho bisogno di tonalizzarlo appena, almeno al di sotto. Quindi baro un secondo e prendo questo nuovo blush di Trixie Cosmetics, che è Total Betty, che è, vedete, un rosa un po' più pescato, che è un po' il colore che io avrei messo qui, e ne metto un velo leggero al di sotto, in modo che leggero, le ultime parole famose. Metto un velo leggero sotto in modo che poi posso mettere il blush topper di Vanessa. Ho messo così tanta cipria per sistemare il contorno occhi che qui non mi aggrappano più i prodotti. Top! Ok, e ora prendo questo bellissimo prodotto di Vanessa. Ah no, non devo barare, mi serve un pennello di... non ce l'ho un pennello da blush però nel set di Make Up Delight, perché per me questo è troppo denso per il blush. Allora prendo il mio solito di Rodial, che adoro. Bellissimo, bellissimo, non questo colore magari truccata così, però è bellissimo.
Ora, un minimo ovviamente li enfatizza, e poi, ragazzi, se ci metti la perla in un prodotto, cioè, un minimo ce li tira fuori. Però è bellissimo questo colore, è veramente molto bello, molto molto bello. E secondo me, almeno sul mio incarnato, a tutti gli effetti è un blush, nel senso che... E com'è bello questo colore, brava Vanessa, bello 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 bello. Come illuminante abbiamo Mulac, ma direi per oggi di usare, allora sono indecisa, ah no aspettate, prima Clio, Clio Makeup Shop, il cristallo di luce champagne illuminante liquido. Ora sulla badile di cipria che ho su oggi non credo che questo prodotto darà del suo meglio, ma noi ci proviamo lo stesso. È un prodotto naturale, secondo me questo qua è molto bello per fare highlighting reverse al di sotto del fondo, però devo dire che sto riuscendo tranquillamente a metterlo. È molto carino questo prodotto, zero spessore, cioè zero meno, non ha spessore, ha solo questo sheen di perla leggera, molto carino. Secondo me questo illuminante su pelle matura volate davvero, perché non aggrappa, vedete, dove ci sono rughette o segni, cioè si sfuma completamente nella pelle. Secondo me questo qui per fare highlighting reverse è la fine del mondo. Cosa intendo per highlighting reverse? Intendo mettere l'illuminante in modo abbondante sotto il fondotinta. Molto molto bello questo cristallo di luce, molto carino. Poi io ho ricomprato i Basic Marble Restore di Gaia. Io in realtà volevo Athena Parthenos, che è il mio preferito, ma era sold out. E quindi ho comprato Nike, che è un altro bellissimo colore, però è un rosa chiaro. Io amo le polveri cotte di Gaia, amo, vorrei che le ristoccasse all'infinito. E poi ho preso lo 09 Core, bellissimo anche questo, questo è pescato. Il rosa, ma metterò il pescato, avrei messo probabilmente quello di Mulac come cromia, però insomma, meritano questi illuminanti di Gaia, ve li volevo mostrare in action. Ora prendiamo il pennello da illuminante di Make Up Delight. Una cosa importante, scrivetemi nei commenti se ci sono altri brand di creator italiani, a parte Melissa Tani, che vi dicevo appunto è in arrivo, che mi volete segnalare per il prossimo video di questo genere, perché ora troppo rosa per questo trucco, veramente troppo rosa, ma è veramente molto molto bello. Me ne ho messo veramente veramente troppo. Ora, sapete cosa facciamo? Qua bisogna tonalizzare l'operazione. Cioè, questi qua ti illumini immenso con gli illuminanti di Gaia, sono bellissimi. Ho preso anche la palette di Gaia, quella col pack verde esterno, verde petrolio, che credo sia l'ultima, no? Creazione. La metterò magari nel prossimo video insieme alla Orni. Orni. Boh! E a questo punto sapete cosa facciamo? Prendiamo l'illuminante di Mulac e lo mettiamo all'angolo interno come punto luce. Non ho un pennellino piccolo per l'angolo interno, quello più piccolo è questo che per me è troppo grosso. E non ho, tiro altri pennelli occhi, quindi dito, via, vecchia scuola. Sì, illuminanti di Mulac sono bellissimi. Volevo ricomprarmi la palette tutta da contouring e quella di tutti i blush, ma ho guardato su Douglas ed erano sold out. Mamma mia come mi piacciono le polveri di Mulac. Belle, belle, belle. A questo punto, forza di metti, metti. Si è un po' perso, quindi ridò un po' di profondità qui. Oh, bellissime queste polveri di Mulac. Bellissime, bellissime. Ok, a parte questa fascia qua, che vi prego non guardatela perché ho fatto una porcata. Oggi ce la teniamo. Ma per il resto sono molto contenta, ma non mi aspettavo niente di meno dai ragazzi, sono tutti con un grande talento, molto molto bravi, e non mi aspettavo niente di meno. Ora, labbra, abbiamo diverse opzioni. Ho preso, sta roba qua devo capire come si usa, scopriremo. Ho preso una All Day Love Lips, le nuove per me matite labbra di Clio, e ho preso Nude O'Clock, che mi sembrava quella un po' più nude. E partiamo da lei. Lei è la nostra certezza di oggi. No, prima sistemiamo le labbra perché ho tutto il fondotinta. No, mi serve il bagnato. Tipo qua non si taglia niente, qua si tiene tutto buono. Si è attaccato perché ho messo il Double Wear, che sapete è il mio fondotinta del periodo, amo e adoro. E quello quando si fissa, ok.
Adesso prendiamo una matita di... Ah, però! È molto più scura di quanto pensassi. È un nude terracotta. Bellissimo, peraltro, ma terracotta. Bellissimo pigmento, molto più scuro di quanto pensassi, però. Ma in negozio è sempre un po' diverso con le luci dei negozi. Comunque pigmentatissima, scriventissima, molto bella la formula. Voglio cercare una matita, sapete, il mio classico nude nocciola. Nella mia cosa portamatite ho 50 sfumature di nudo, di nocciolina. Vabbè. Comunque, per le labbra, che opzioni abbiamo? Abbiamo appunto. Allora, io di questo vi ne devo parlare perché questo è uno spettacolo. Io ho barato su questo. È l'Hot Touch See You in My Bed di Nicole P. Nel colore. Hot Touch è il colore. Va bene. È un prodotto paraben free, made in Italy, cruelty free, vegan ok, eccetera. Il packaging è più lussuoso in mano di come te lo aspetti, è pesante, è bello. Il colore è tipo perfection, ve lo mostro subito. Oh. Burro morbido sulle labbra, è una roba spettacolare. Ora, devo cercare di coprire questa matita perché è un po' scura questo rossetto, ma... Vabbè, comunque, la bellezza di questo rossetto è, cioè, non lo so, non so neanche cosa dire per la sua bellezza. Ma ci tengo a dare la menzione d'onore al MILF di Mulac, che è stato il mio rossetto preferito per un treno di anni e che adesso ho ricomprato. Questi qua sono tra i rossetti più long lasting al mondo in bullet, a mio avviso, ed è un nude spettacolare. E l'altro prodotto, me l'avete consigliato anche voi tantissimo, sono i Liquid Lipstick di Vanessa Ziletti. Questo è il colore 90s Babe, che secondo me è bellissimo, oltre ad essere molto bello anche il packaging. Guardate che bello. Tanto anche questo l'ho già provato parecchie volte e per essere un rossetto liquido non secca, tra l'altro notate, sono il genere di colori che mi piacciono. Dai, mettiamolo, togliamo questo qua che la matita è per me i miei gusti un po' troppo scura su questo rossetto. Però bellissima la matita di Clio, proprio a livello anche qualitativo. Wow. Wow davvero. Sistemiamo sta roba. No, questo. Ok. Io sapete, come metto i rossetti liquidi. Li shakero, li metto, li sfumo col dito. Non li metto mai full on pigment. Metto così. E poi sfumo così, ho un tratto sottile. Di prodotto secca il meno possibile, è il mio gusto, diciamo. E adesso prendo, cos'è questa? Una casa proprio, contour di Pat. Molto molto carino. Adesso è tutto macchiato da prima. Beh, dopo mi sistemo. Comunque, questo è quanto. A parte tutti gli incidenti di percorso, diamo un altro colpo del setting spray di Clio. Ragazzi, voglio fare i complimenti a tutte le persone che hanno fatto questi prodotti. Sono belli, sono innovativi, sono performanti, veramente bravi, bravi, bravi. Ah, tra l'altro, tanto che online, ho comprato anche questi, i Cutie Patch di Hey Cutie by Lolla, anche se ho visto che su Siri Cosmai Fai non c'è più la sezione Lolla, e ho visto che ha il suo sito, quindi credo, deduco, abbiano preso strade separate. Comunque li proverò e vi aggiornerò nel prossimo video. E niente, spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Io, innanzitutto, faccio ancora tantissimo i complimenti alla Bacar per questo lancio. È un prodotto che ha un premium dopo talmente veloce che, cioè, veramente vi illuminate d'immenso. È un grande prodotto ed è una grande, grande occasione acquistare, ovviamente, con i saldi, oltre ovviamente a fare stock dei nostri prodotti preferiti. Vi ricordo il codice sconto per i saldi che è LabCare 15, 15% di sconto su tutto, che passa automaticamente al 35% spendendo almeno 49 euro. Trovate tutti i prodotti qua sotto, tutte le info qua sotto. Vi voglio bene.